bentornati nel canale di Chiari Lady Boss. Buona festa della mamma. Io credo di essere diventata newyorkese. Mi è stato chiesto molte volte da amici, clienti, persone sconosciute se mi sentissi newyorkese. E addirittura alcune persone pensano che io sia più newyorkese che italiana. La verità è che io mi sento un po' cittadina del mondo e italiana solo al 50%. Nel vlog di oggi vi racconto quando e come ho capito di essere diventata newyorkese. Quando hai sempre il telefono scarico e cerchi il link NYC per ricaricarlo. Camminare più veloce possibile. Vedere i turisti in difficoltà ed aiutarli. Do you need help? Yes, please. Okay, so I think you have to go here. Take the subway. Thank you so much. Attraversare con il rosso. Pagare tutto con la carta di credito. Get a one shot of espresso. Can you put it back? Non vedere l'ora di scoprire che nome ti mettono da Starbucks. Oggi sono cara. Camminare sempre col beverone in mano e con le mani impegnate. Infastidirsi quando i turisti ti bloccano il marciapiede. Quando la gente ti chiama e non capisci perché invece non ti mandino messaggi. Andare in giro tutto il giorno con lo zaino e con mille borse. Portarsi sempre un cambio scarpe e cambiarselo ovunque. Quando cammini mangiando. Quando fai lo slalom in mezzo alle persone. Quando i turisti occupano la corsia sbagliata delle scale mobili e ti innervosisci. Quando passi la MetroCard al primo colpo. Quando fai uscire le persone prima di entrare in metro. Quando vai a cercare la musica per ballarla per strada. Quando si stanno per chiudere le porte della metro e tu tiri fuori l'Hercules che è in te per tenerle aperte ed entrare. Non ti metti lo smalto in metro perché non hai tempo di andare dall'estetista. Quando vai in cerca del vagone più vicino all'uscita che ti serve. Quando ormai non senti più i cattivi odori e ti ci abitui. Oltre a tutte queste scenette che io trovo troppo divertenti, ci sono altri motivi per cui io ho capito di essere diventata newyorkese. Non chiami più la metro subway, ma la chiami train. Quando le persone arrivano in ritardo, tu sai già il motivo. Quando ti abitui all'aria condizionata sparata a palla, nei negozi, nelle metro, nei locali e nei ristoranti. Quando non hai solo un lavoro, ma ne hai un sacco. Quando sai come entrare gratis in tutti i musei. Quando non sopporti Times Square e la eviti. Quando calcoli ogni appuntamento al minuto e scrivi tutta un'agenda. Quando sai che riesci la mattina ma non sai mai a che ora torni la sera. Quando ti cambia la concezione del tempo e le distanze. Quando ti metti a parlare per strada con persone sconosciute. Quando acquisti un sacco di pazienza. E quando hai l'imbarazzo della scelta sulle cose da mangiare per cena. E
voi in cosa vi ritrovate? Quelli di voi che invece non vivono qua, hanno notato queste cose viaggiando a New York? Aspetto tutti i vostri commenti qui sotto. Prima di salutarvi, devo dirvi una cosa. E la turista sfigata, eh? Chiara da Bologna! Grazie per essere stati con me, per oggi è tutto da New York e da Chiari, Lady Boss. Vediamo al prossimo vlog! Bye guys!